Buongiorno ragazzi e ragazze, buon 10 dicembre. Allora, si vede che mi sono appena alzata, sono le 9:20, ho cercato di dormire almeno fino alle 9, scusate ma stanno facendo i lavori. Ho cercato di dormire almeno fino alle 9, siccome questa mattina ce l'ho un attimo di libero perché inizio alle 2 al lavoro. E niente, mi stavo dando un attimo una truccata, adesso devo ripassare un attimo la piastra sui capelli perché devo andare a far benzina. E poi volevo andare a vedere, giusto per fare un girettino, per svagarmi un attimo. E poi quando tornavo andavamo a fare sempre una passeggiata con Perla. Quindi ho detto perché no, facciamo almeno un mini vlog, almeno questo video diventerà un po' più lungo. Quindi adesso vado, c'ho ancora il pigiama, però adesso fa un po' caldino. Vado a prendermi la piastra così mi piastro un po' i capelli. Ora adesso ho acceso la piastra, almeno metto un attimo qui. Che si scalda, intanto mi pettino con questa la Tangle Teaser che avevo preso quando facevo la presentatrice Avon, che da un lato vorrei tornare, però non lo so, devo prima crearmi un bel giro perché erano più le uscite che le entrate, quindi cioè, se devo fare la presentatrice e poi metterci i soldi io, tanto vale. Non lo so, vediamo, però ogni tanto certe cose le fai più che altro per passione. Poi c'erano delle belle così, non lo so, vedremo, magari poi tornerò. Adesso non credo di farcela, ok. Piastra pronta, mi districo un po' dei nodi fatti stanotte durante il sonno. Ok. Allora, quindi niente, stavo dicendo che oggi la giornata sarà suddivisa solamente in questa mattina, perché purtroppo pomeriggio sono dentro al lavoro, anche se devo fare il contrario stamattina, devo lavorare il mattino e stare a casa pomeriggio, ma hanno deciso di cambiarmi l'orario, come se io preferisco dormire. No, io non lo so voi, fatemi sapere, ma io preferisco lavorare al mattino e stare a casa almeno un attimo, un pomeriggio, perché comunque te lo godi di più. Cioè, la mattina, a meno che non ti alzi alle 6 del mattino, non la vedi, perché è già mezzogiorno. Vabbè. Sono già una rompipalle di prima mattina, non fateci caso come mi sto piastrando i capelli, ma è giusto per dare un attimo un'altra ripiattata. Almeno è il colmo, guarda. Vabbè, devo passare la tutta la vita a lavorare io. Oltretutto, poi, io, siccome questo capodanno ho deciso appunto di andare via al mio primo anno, il problema è che noi, appunto, essendo uno spaccio dolci, poi dobbiamo fare l'inventario. Ma lo facciamo tipo tra il 28 e il 29, quindi cioè per il 31 noi l'abbiamo già finito, no? Ma ieri ho avvisato la mia titolare che quest'anno, perché la mia titolare è un po' particolare, non è che si ricorda tanto quando gli devi dire no, guarda che questo pomeriggio, non so, mi serve il pomeriggio, il 31 mi serve la mattina di libero, cioè non si ricorda perché noi gli orari ce li fa settimanalmente, che è una cosa che io odio, però non si può fare niente. E allora l'ho avvisata ieri sera che quest'anno il mio desiderio sarebbe di fare il capodanno fuori, che siccome da quando lavoro lì ho sempre fatto chiusura io e il 2 mi sono sempre presentata io. Quest'anno invece no, gli ho chiesto che il 31 se posso lavorare fino alle 4, cioè invece anziché le 7, cioè gli ho chiesto solamente se posso finire 3 ore prima, non è che gli ho chiesto non vengo tutto il giorno, vabbè. Diciamo che la sua risposta è stata abbastanza concretizzata, cioè da scocciata, perché ormai io la mia titolare la conosco, perché fa, vedremo poi come siamo messe con l'inventario, cioè io volevo risponderle, sì, ma tanto dove lavoro io, cioè nel negozio, perché lei ha 3 negozi, io ne giro su 2, ogni tanto anche sul suo, perché lei c'ha, cioè io sono nella provincia di Como, lavoro nel negozio maggiormente di Lipomo, però adesso ne ho aperto uno tipo anche per andare per Grandate e ogni tanto vado anche lì, cioè quasi tutte le mattine perché il pomeriggio poi vado lì Pomo. E poi invece lei sta fissa a quello di Merone, che ogni tanto io bazzico anche a Merone. Però in quello di Pomo, cioè noi il 31 l'inventario è già stato fatto, poi che a Merone non ce l'abbiamo fatta me ne frega una cippa secca perché... cioè, sono in 3.000 là e se permettete, poi l'inventario andrebbe fatto a negozio chiuso. No, lei lo fa sempre a negozio aperto. Va bene, vado alle ciance, meglio che mi vada a cambiare, quindi cambiamoci. Niente, mi sono preparata, l'outfit, mio cappottino, stivali, jeans e maglietta, maniche lunghe, collo alto nera.
E niente, ho dovuto mettere questo cappellino qua perché il cappellino che vi ho fatto vedere nell'haul, che vi lascio comunque qui, non so mia mamma dove me l'ha messo, se a lavare o robe, cioè non lo so. Infatti volevo metterlo perché ci stava bene. Però niente, andiamo sul nero. E adesso vado. Allora, tralasciamo il fatto che adesso sono in piedi, vi ho appoggiato la finestra che sta iniziando a nevicare, infatti mi si sono un po' arricciati i capelli. Comunque ho finito i miei giretti, ho già fatto anche il giro con Perlina, sono anche già in ritardo perché sono le 12 meno 20. Io oggi la mattina vola e non hai tempo di fare un bel niente. Comunque, tralasciando tutto ciò, sono andata sia da Tigo Tac che da Acquestafone e vi faccio vedere gli acquistini che ho preso. Tanto dove mi sono preso anche il catalogo, almeno vedo. Allora, per chi magari è ancora in ritardo con dei regali, ragazzi, qua a 4,99 € ci sono questi scialli, cioè questi plaid bellissimi a scialle. E io ho preso uno di questi in bera rosso, ma in realtà è un po' un bordeaux. Scusatemi. E poi invece di questo color ottagno, bellissimo, che adoro. Perché ho detto, mi mancavano alcune persone, allora li regalo. E poi niente, per me a 2 euro e qualcosa. A 2,99 € mi sono presa questo detergente anti-punti neri. Perché mi manca un detergente per il mattino. Invece da questo Acquestafone sono andata a prendere ancora il kit dell'Inter perché devo fare un regalo. Quindi quello lì che lo stesso che ho preso a mio papà, l'ho ripreso un altro. E gentilissimi mi hanno dato anche la carta regalo. Poi ho preso un altro regalo che non vi faccio vedere perché c'è il rischio che magari qualcuno possa vedere questo video. E lo stesso anche di quel regalo lì mi hanno dato gentilissimi la carta regalo. Mi sono presa anche qui il volantino. Poi, per una mia collega invece, gli ho fatto io un kit tutto pienamente d'argan, ovvero gli ho preso questo boccettone di bagno doccia che è da un litro proprio, all'argan e debano nero. Ho detto, stavolta ci penso io e lo faccio io il kit. Poi gli ho preso questa crema multiuso, sempre l'olio d'argan per tutti i tipi di pelle, così può utilizzarla anche lei e tutta la sua famiglia. Quindi ho detto, faccio io la composizione d'argan, siccome lei è fissata con l'argan. Poi ho preso, sempre l'argan, anche il, come si chiama? Oddio, il burro cacao dei provenzali. Così gli faccio questo kit. E invece per il mio ragazzo, nell'aggiunto il suo regalo, gli ho preso questo bagno doccia orribile del Milan. Carinissimo, visto? Lo penso sempre. Ma come si fa? Vedete, io lo penso sempre quel ragazzo. E niente, ho preso questi pensierini qua. E siccome sono già dentro, apriamo insieme già i calendari dell'avvento, così poi posso già editare il video e magari lo metto online al 6. E così stasera quando torno da lavoro riesco ad allenarmi perché sono un disastro. Perfetto. Kinder, andiamo a aprire il 10. Papparapparar, che non trovo. Ah, eccolo. Qua. E adesso vi spoilerò già che questo me lo mangio subito appena finisco il video, che c'ho fame. E c'è un mini Kinder Cerealè. Sì, Cerealè. Ah, questo. Buono, buono, buono. Anzi, me lo mangio subito. Ragazzi, qua sta incominciando a nevicare alla grande. Bei fiocchettini, meglio dai, nevica un po' di più così posso starmene a casa da lavoro, sì. Me la... Poi... Douglas. 10. Vedete? Sì. Qua. Secondo me è uno smalto. Dalla forma. Infatti, cos'è che è? Your nails got better. Shiny nail polish. Penso che sia per dare brillantezza allo smalto, credo, eh. Fatemi sapere voi. Però secondo me sì. E ovviamente questo finirà sempre nelle mani della mia mammina. Vabbè, direi che comunque questo vlog posso terminarlo. Posso terminarlo qui. Spero che comunque vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Io vi auguro un buon proseguimento di serata perché quando vedrete questo video ormai è sera. Vi mando un grandissimo bacione e vi ricordo che giù nell'info box ci sono i link per seguirmi sui miei social, quindi andate a vedere. Ciao ragazzi e ragazze, al prossimo video di domani. Ciao!